Da questo giornale delle attività potrete osservare diverse cose. E per farci delle riflessioni, adesso vi chiedo di ritornare alla lista che avevate buttato giù e di prendere di nuovo un'attività. Io qui posso fare riferimento a quelle che mi avevate riportato, per esempio, parlo con mio marito. Adesso, la relazione con il nostro compagno è qualcosa di importante. Qui Paola aveva dato un'indicazione alle 20:30 parlo con mio marito. E alle 21:30 si va a nanna. Quindi quello che io capisco è che questa attività è iniziata alle 20:30 ed è terminata alle 21:30. Adesso sempre queste frasi che possono, diciamo, dare degli stimoli di riflessione, ve ne leggo una che mi è sembrata molto interessante tempo fa quando diciamo, me l'hanno detta a me, perché rappresentava moltissimo il modo in cui io percepivo le mie giornate. Il lavoro si espande fino a riempire il tempo necessario alla sua esecuzione. È una frase di un signore che si chiama, una signora che si chiama Cyril Northcote Parkinson. Il lavoro si espande fino alla sua conclusione, una conversazione si espande fino alla sua conclusione. Quindi, perché fare questo tipo di riflessione? Perché se riprendo, no, e penso magari a una conversazione che posso fare con mio marito, una, che ne so, importante che ho fatto nell'ultimo mese, certo non sono riuscita a dire, vabbè, parliamo da ora fino a tra un'ora. Se tra un'ora non abbiamo terminato, parleremo un'altra volta e quello che è successo è successo. Abbiamo cominciato a parlare, erano cose importanti, e abbiamo continuato a parlare in realtà finché eravamo così stanchi che siamo crollati, ma certamente abbiamo parlato molto più a lungo che un'ora e certamente questa attività ci ha un po' sorpresi, no? Rispetto a quello che avevamo pianificato per dedicare del tempo al sonno. Adesso che la pianificazione sia consapevole o inconsapevole, però tutte e due avevamo idea di andare a dormire a una certa ora e invece siamo andati a dormire molto più tardi. Questo certamente, perché è chiaro che personalmente, come sicuramente questo rappresenta tutti quanti noi, non ci stiamo a scandire la giornata in modo così dettagliato e così strutturato. L'uso dell'agenda, sempre che consiglio quando ci sono esigenze, no, di ottimizzazione nella gestione delle attività quotidiane, ci dà un po' l'idea di quello che significa, no, organizzare le proprie attività nell'arco della giornata. È abbastanza strutturata, ma se anche, diciamo, quando faccio i corsi di formazione, se chiedo a tutti quanti di farmi vedere l'agenda, che sia elettronica o che sia cartacea, ci sono sempre degli intervalli presi da un'attività, ma questa attività non è mai descritta in sottoattività. Le agende non sono infinitamente grandi e noi non abbiamo il tempo ogni volta di metterci pure a descrivere tutte le sottoattività. Però vi posso garantire che a livello inconsapevole ognuno di noi sa tutte le sottoattività che sono chiuse dentro un'etichetta, che ne so, lavoro, telefonare alla tale persona, andare a prendere i bambini a scuola, parlare con gli insegnanti, parlare con il proprio compagno, andare a fare la spesa. Quindi questo, è un elemento di riflessione. È vero che noi non lo scriviamo sull'agenda, è vero che il nostro tempo non è così poi strutturato a livello consapevole, ma a livello inconsapevole lo è. E riprendendo un tema che abbiamo trattato lo scorso webinar, il fatto che a livello inconsapevole noi sappiamo dentro un'attività quante sottoattività ci sono, noi sappiamo a livello inconsapevole
quanti imprevisti ci potrebbero accadere mentre svolgiamo una certa attività, questa conoscenza nel nostro inconscio è quella che ci fa caricare quel livello di ansia rispetto a quello che dobbiamo svolgere, a quello che ci aspetta da fare, che poi ci è difficile gestire e che spesso ci porta in condizione di stress. Quindi, come risolvere questa cosa? Ci piacerebbe a tutti quanti. Io vi do alcuni input. Questo esercizio di sapere quante cose facciamo nell'arco della giornata, indipendentemente da come le sintetizziamo, quindi attività e sottoattività, ci aiuta anche a fare un passo ulteriore, che è quello di decidere se è opportuno dedicare tutto quell'arco di tempo ad una specifica attività e alle sue sottoattività, e ci aiuta a fare delle scelte. Quindi una volta che avrete il vostro diario compilato, quello che vi invito a fare è quello di fare una riflessione e una selezione. Prima abbiamo parlato di come scegliere le attività da svolgere nell'arco della giornata per spendere queste ore che ci vengono regalate nel miglior modo possibile. A questo punto, quello che vi consiglio di fare è una riflessione su ognuna delle sottoattività, una scelta vostra su quali sono quelle sottoattività che potete ottimizzare, semplificare, magari perché si ripetono più volte nell'arco della giornata e quindi potete piuttosto che ne so, dedicargli un minuto, 5 minuti, 4 minuti, 2 minuti, potete decidere di dedicargli 7 minuti, 8 minuti e di finire tutta l'attività. Vi faccio un esempio. Supponiamo che è un periodo dell'anno o è un momento in cui dovete gestire delle questioni importanti insieme al vostro compagno che riguardano le vostre scelte personali, le sue scelte personali, la famiglia, i bambini. Adesso, se la conversazione con il vostro compagno non è mai dedicata in maniera specifica, quindi vi dite una cosa mentre fate una cosa, poi vi distraete tutte e due o si distrae uno e l'altro no, e quindi dopo dovete riprendere la conversazione, comunque non c'è stato quel livello di riconoscimento e di attenzione necessarie nella comunicazione per rassicurarvi tutte e due che state portando avanti insieme una conversazione utile e quindi ci ritornate sopra. Poi magari non siete soddisfatti di quello che vi siete detti e quindi dopo un po' riaprite la conversazione sull'argomento. Quante volte alla fine, diciamo, della giornata o dopo 2 o 3 giorni siete ritornati a parlare delle stesse cose o avete riaperto questioni che vi sembrava di aver già concluso? Questo dipende dal fatto che a quell'attività non avete dedicato il tempo che richiedeva in realtà in modo dedicato, quindi solo a quell'attività. Avete pensato di poterla svolgere mentre accadevano altre cose. E quindi probabilmente le altre cose sono accadute, ma quell'attività di conversazione utile con il vostro compagno in realtà si è protratta, è ritornata, si è prolungata e ha in realtà preso più tempo di quanto ne avrebbe potuto prendere se vi aveste, dedicato, del tempo specifico e quindi aveste preso, che ne so, una specie di appuntamento con il vostro compagno e aveste deciso che dopo cena, il giorno 2, vi sareste dedicati ad affrontare quella conversazione nelle condizioni migliori per poterlo fare. Quindi se era una pianificazione di famiglia con carta e penna e
e quindi con dei ragionamenti che vi aiutavano, oppure se era una conversazione tra di voi sulla gestione delle cose quotidiane o della vostra relazione o delle relazioni con i figli in un posto tranquillo dove potevate non essere disturbati e portare avanti la conversazione fino al termine. La stessa cosa accade con il tempo dedicato al lavoro, ci sono tantissimi tempi dilatati nella relazione con i colleghi, con i collaboratori, con il capo che potrebbero essere ottimizzati se fossero semplicemente gestiti in un tempo specifico, dedicato e non disturbato o interrotto. Ascolto, anzi io ascolto in maniera virtuale, insomma, leggo le vostre riflessioni. Certo, tecnicamente siamo tutti esseri umani, cerchiamo di fare il nostro meglio, cerchiamo di svolgere le nostre attività nel miglior modo possibile, ma è come se vivessimo, non dico il criceto che corre dentro la ruota, però specie per questi elementi che sono fondamentali nel nostro svolgersi di vita, è molto probabile che ci costruiamo una serie di idee, di percezioni che poi non corrispondono alla realtà, come anche a volte nella realtà noi svolgiamo cose di cui non ci rendiamo conto perché sintetizziamo e pensiamo che ne facciamo altre o le facciamo in modo differente. Quindi vorrei ricapitolare un attimo: consapevolezza di come trascorriamo le nostre giornate, scelta e selezione delle attività in termini di cos'è la cosa più utile, cos'è la cosa più importante, e poi scegliere di ottimizzare i tempi dedicati a certe attività piuttosto che sparpagliandole nell'arco della giornata, dedicandogli del tempo specifico. Grazie dei suggerimenti. Ci sono anche diciamo, dei libri molto semplici che potete acquistare a supporto di quello che io vi sto dicendo. Un altro sempre appunto che vi inviterei a prendere sul vostro diciamo sulle vostre note è questo: come selezionare le attività da svolgere? Perché tante volte può capitare che magari abbiamo tante cose da fare e poi ci ritroviamo a farne delle altre. Adesso ognuno di noi ha più o meno consapevolezza di come sceglie e come investe il tempo, però può capitare che nell'arco della giornata, siccome abbiamo una specie di lista nella nostra mente di tutte le cose che dobbiamo fare, ma anche di tutte le cose che vorremmo fare, e tutte le cose che dobbiamo fare oggi, quelle che dovremo fare domani, quelle che dovremo fare tra 3 mesi, tra 3 giorni, può succedere che questa lista di cose da fare si sovrapponga e quindi diventi tutta una lista unica, indistinta, che mette insieme in maniera confusa le cose che bisogna fare, che è importante fare e concludere oggi, con quelle che magari hanno dei tempi di realizzazione non necessariamente così stretti e che quindi possiamo permetterci di realizzare, che ne so, la settimana prossima o alla fine del mese. Quindi un esercizio estremamente importante è quello di fare la lista delle cose da fare. Quindi questo è diverso, no? Al di là di quello che io faccio e sono consapevole quanto tempo ci impiego, faccio un'altra lista, tutto quello che devo fare, quindi tutte le cose che devo fare, e comincio a valutarle e pesarle in questi termini. Quanto è importante questa attività? Quanto è urgente questa attività? Quindi potete, che ne so, in maniera semplificata dare un punteggio da 1 a 10, dove 1 è il minimo e 10 è il massimo,
fate due colonne, le classiche colonnine importanza, urgenza, e per ogni attività che dovete svolgere gli date un punteggio.